Zechi detonando in un bel balletto. Musica della regia, giustamente lui. Let's come together right now. Oh yeah, 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 yeah. Applauso graditissimo per lui, che non c'è abituato, c'è abituato, forse anche qualcosa di più, ma da quando fa la guardia del corpo del professor Morici, insomma, ci vediamo piccoli, 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 piccoli laggiù, è veramente una cosa, insomma, così, siamo un po' disabituato a queste ovazioni. Comunque ci prometta che prima di finire farà un'altra piccola esibizione. Professore, ma secondo lei non è sprecato questo gorilla a fare la guardia del corpo per lei, perché è un bravissimo robotico automatista? Beh, no, non è che è sprecato, Si avvicina al microfono, professore. Non è che è sprecato a stare vicino a me. Perché... No, voglio dire, però potrebbe anche darle una mano per farlo entrare nel mondo dello show business. Cioè, purtroppo lui anche pure questo, diciamo che lo fa, come posso dire, ben tipo... Grazie per il robè, perché è familiare, non me lo merito. Tipo è una cosa pubblicitaria. È una cosa pubblicitaria, ecco, abbiamo risolto il problema d'audio con il professore. Se trova qualche discoteca, certo. E la sera si potrebbe esibire, perché lui oltre che fa Zedde fa anche canta, imita... Ho capito. Senta Cafaro, lei mi ha detto che era un cantante di... più che di balera, di... di quel locale dove c'è fumo, insomma, io non vorrei dirlo, di Bettola, cioè stava lì, c'erano delle coppie ultra cinquantenni che si incontravano, lei cantava canzoni di Julio Iglesias, è vero?
No, assolutamente. Come aspetti? Questa è una menzogna. Come una menzogna? No. Mi qualifico come cantante di canzoni romane e di musica rock. Intendiamoci, perché Julio Iglesias è spagnolo e quindi non è no, assolutamente. Non confondiamo Julio Iglesias, che è uno dei più, anche se è famoso, diciamo che non è, insomma, un cantante che valga la pena. Vabbè, comunque, abbiamo perso tutto il resto del pubblico. Ecco, vabbè, pazienza. Allora, mi sembra che Antonio Napoli mi fa cenno che è pronto il terzo collegamento. Speriamo che sia quello buono con il colonnello Testi da Carpi. E speriamo che finalmente prima o poi. Non c'è due senza tre. Non c'è due, cioè vuol dire che ci va a buca anche questa. Certo. Il professore ha profetizzato e ogni. Io penso che il professore, più che profetizzato, Portagliella, Armando, cosa ne pensi? Ma vediamo come va questo collegamento, poi dopo esprimerò il giudizio. Esprimerà il giudizio. Bene, colleghiamoci di nuovo con Carpi e con la sagra della Carpa Lessa, nella speranza che ci sia il colonnello Testi. Con la piazza, una delle tante piazze d'Italia, anche se non riesco a vedere Michele Santoro, non lo trovo. Comunque noi continuiamo con questi collegamenti, finalmente abbiamo un collegamento serio, dato che il colonnello Testi per l'ennesima volta ci ha dato buca, e quindi vediamo di fare un collegamento qui con questa splendida gente che sta affollando questa piazza e che sinceramente penso che abbia molte cose da dire sui fatti che affliggono l'Italia in questo periodo. Comunque noi andiamo avanti con questi programmi, adesso sentiamo anzi l'opinione di qualcuno di questi preghiamo in avanti la linea a Roberto, intanto noi ci organizziamo con il collegamento, per favore, ma dove andate? Come? Non volete esprimere un'opinione? Ma non è possibile, non lo posso lasciare solo un attimo. Non posso lasciarlo un attimo Roberto, solo. Riprenditi un attimo la linea della regia. Ma io la prendo volentieri la linea della regia. Ma io non posso, quale collegamento? Io non posso lasciarti solo un minuto, guarda che cosa mi hai combinato. Ti avevo detto di non fare la piazza, questa non è Samarcanda, non è Rosso e Nero. Non siamo collegati con le grandi piazze d'Italia per i grandi problemi. Hai voluto fare di testa tua, guarda che hai combinato, se n'è andato tutto quanto il pubblico, non c'è più nessuno. Ma insomma, Armando, ma è una vergogna, ma io sono sdegnato. Ma io sono veramente sdegnato, guarda, non ho veramente parole, guarda. Poi parla della nostra maniera demenziale di portare avanti il programma, guarda. No, veramente, guarda. Lo si è messo seduto tra delle persone per mezzo minuto, neanche sono andati via tutti, ma insomma è una cosa vergognosa, io non so come recuperare. E Jackie, ci vuol pensare lei, io non lo so, ci vuol pensare lei a farli rientrare, magari non so se può... prenderli per farli rientrare dovremmo mandare via quell'essere lì ignobile. Come essere ignobile? Adesso non esageri, Roberto Cafaro, via. Fa parte della Bob Television, della nostra compagnia. Fa parte della Bob Television, io spero almeno
soltanto per un altro minuto, perché poi era licenziato senza io credo proprio di